Io amo chiamare questo inchino alla corte, ma la verità è che un incrocio delle gambe una di fronte all'altra, il busto viene molto in avanti e sono sempre concentrato sul tallone, ok? Perché quando ancheggio poco poco, ok? E se ti metti le mani proprio sul gluteo, senti proprio si va in tensione il gluteo e spingo verso basso sempre, non pensare di salire, non è una questione di salire, ma di spingere verso basso per attivare più le fibre muscolari del gluteo. Continuiamo, spingiamo giù, 2, 3, 4, 5, 6 e ora cambiamo dall'altra parte, inchino verso basso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dammi un altro 8 ancora, spingo verso basso, spingo verso basso, spingo verso basso, addominali rimangono tesi e tutto peso sta sulla gamba anteriore, cambiamo e giù, 2, 3, 4, 5, inchino, poi più ti inchini, più spingi sul tallone, più senti lavoro, più spingi verso basso, più senti proprio i vostri glutei che si attivano, ok? Il nostro booty camp, ok? 30 giorni di esercizi proprio per totalmente trasformare il nostro lato B. Continuiamo, 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, spingo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, eccellente, un altro esercizio fatto insieme e ti aspetto il prossimo esercizio, ma mi raccomando, lavorate, giorno dopo giorno, perché con la costanza tutto è possibile. Ora andiamo a fare i stacchi, uno degli esercizi in assoluto più belli per i glutei, in particolare il gluteo basso, il gran gluteo. Ok, l'elastico è necessario, ragazzi, potete utilizzare nel frattempo magari un paio di calze usati, insomma vecchi, quelli che non userai più, però la verità, vai a un negozio sportivo, comprati l'elastico perché pesa poco ed è uno dei, diciamo, attrezzi igienici meno costosi e più utili sulla pianeta Terra. Allora, per fare gli stacchi chiuderemo i talloni insieme, ok? Passando l'elastico sotto i nostri piedi, divari con le punte. A questo punto accorcio la presa sull'elastico il più possibile e rimango inchinato con le gambe tese. Schiaccio in avanti, ok? E torno indietro, come se stessi provando di passare tra due macchine sporche, ma c'ha un paio di pantaloni bianchi addosso, ok? Spingo partendo dai talloni insieme, polpacci insieme, interno coscia insieme, schiaccio la fine i miei glutei, come se stessi provando di schiacciare o stritolare il mio peluche preferito. Schiaccio e scendo, e schiaccio e scendo. E quello che ti sta portando il bacino in avanti è proprio i glutei che si contraggono, ok? Contrago e torno giù, tiro e torno giù. Se è troppo facile accorcio la presa sull'elastico, continui ancora, adesso rimani su, adesso schiaccia i glutei, i talloni insieme, schiaccia, ok? E noterai, ok? Noterai che nonostante quanto tu stai schiacciando i glutei, si rilassano, continua a schiacciare e proprio loro si rilassano da soli e tu devi continuare a schiacciare avanti e scendo giù, 2, giù, 3 e giù, 4, continui, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti e teniamolo, 8, 7, 6, 5, schiaccia, 4, 3 e facciamo le ultime 8, scendo e schiaccio, 2, schiaccio, 3, avanti, 4, continui, 5, schiacci i glutei in avanti, 6, 7 e rimango su, tengo la posizione, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe, recupero l'elastico, questi siamo uno stacchi, questo è il nostro booty camp, mi raccomando, insistete giorno dopo giorno, 30 giorni insieme per avere i glutei più tonici, al prossimo esercizio, ciao! Io amo chiamare questo inchino alla corte, ma la verità è che un incrocio delle gambe una di fronte all'altra, il busto viene molto in avanti e sono sempre concentrato sul tallone, ok? Perché quando ancheggio poco poco, ok? E se ti metti le mani proprio sul gluteo, senti proprio si va in tensione il gluteo e spingo verso basso sempre, non pensare di salire, non è una questione di salire, ma di spingere verso basso per attivare più le fibre muscolari del gluteo. Continuiamo, spingiamo giù, 2, 3, 4,
4, 5, 6 e ora cambiamo dall'altra parte, inchino verso basso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dammi un altro 8 ancora, spingo verso basso, spingo verso basso, spingo verso basso, abdominali rimangono tesi e tutto peso sta sulla gamba anteriore, cambiamo e giù, 2, 3, 4, 5, inchini, poi più ti inchini, più spingi sul tallone, più senti lavoro, più spingi verso basso, più senti proprio i vostri glutei che si attivano, ok? Il nostro booty camp, ok? 30 giorni di esercizi proprio per totalmente trasformare il nostro lato B. Continuiamo, 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, spingo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, eccellente, un altro esercizio fatto insieme e ti aspetto il prossimo esercizio, ma mi raccomando, lavorate, giorno dopo giorno, perché con la costanza tutto è possibile. Ora andiamo a fare i stacchi, uno degli esercizi in assoluto più belli per i glutei, in particolare il gluteo basso, il gran gluteo. Ok, l'elastico è necessario, ragazzi, potete utilizzare nel frattempo magari un paio di calze usati, insomma vecchi, quelli che non userai più, però la verità, vai a un negozio sportivo, comprati l'elastico perché pesa poco ed è uno dei, diciamo, attrezzi igienici meno costosi e più utili sulla pianeta Terra. Allora, per fare gli stacchi chiuderemo i talloni insieme, ok? Passando l'elastico sotto i nostri piedi, divarico le punte, a questo punto accorcio la presa sull'elastico il più possibile e rimango inchinato con le gambe tese, schiaccio in avanti, ok? E torno indietro, come se stessi provando di passare tra due macchine sporche, ma c'ha un paio di pantaloni bianchi addosso, ok? Spingo partendo dai talloni insieme, polpacci insieme, interno coscia insieme, schiaccio alla fine i miei glutei, come se stessi provando di schiacciare o stritolare il mio peluche preferito. Schiaccio e scendo, e schiaccio e scendo. E quello che ti sta portando il bacino in avanti è proprio i glutei che si contraggono, ok? Contrago e torno giù, tiro e torno giù. Se è troppo facile accorcio la presa sull'elastico, continui ancora, adesso rimani su, adesso schiaccia i glutei, i talloni insieme, schiaccia, ok? E noterai, ok? Noterai che nonostante quanto tu stai schiacciando i glutei, si rilassano, continua a schiacciare e proprio loro si rilassano da soli e tu devi continuare a schiacciare avanti e scendo giù, due, giù, tre, e giù, quattro, continui, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti e teniamolo, 8, 7, 6, 5, schiaccia, 4, 3 e facciamo le ultime 8, scendo e schiaccio, 2, schiaccio, 3, avanti, 4, continui, 5, schiacci i glutei in avanti, 6, 7 e rimango su, tengo la posizione, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe, recupero l'elastico, questi siamo uno stacchi, questo è il nostro booty camp, mi raccomando, insistete giorno dopo giorno, 30 giorni insieme per avere i glutei più tonici. Alla prossima esercizio, ciao! Questo esercizio si chiama squeeze squats. Allora, prendete la posizione di uno squat normale, però divaricate poco a poco le punte. Allora, è un piccolissimo movimento su e giù, ok? Però quello che dovete concentrare è la posizionamento dei piedi, ok? I piedi sono leggermente divaricati a V, ok? Sono inchinato in avanti con il busto in avanti, glutei indietro, ma sto spingendo sulla parte esterna del piede, ok? E continuo come stessi provando di aprire il pavimento sotto di me, ok? Apro e quando apri i piedi, ok? Sentirai diciamo attivare tutta la parte esterna della coscia e dei glutei, ok? Continuiamo, squeeze, continui proprio a aggrapparti a terra con la parte esterna del piede, il tallone e apro proprio veramente come se stessi provando di strappare il pavimento, ok? Spingo verso basso, continuiamo,
Ok, squeeze squat, perché sto schiacciando, stringendo la terra con i miei piedi e sentirai che proprio i glutei che si attivano. Continuiamo, ok? Ancora 15 secondi, bellissimo esercizio, proprio per i glutei, non solo per riscaldare, ma proprio per allenare la parte più profonda del gluteo, ok? Proprio dove ci dovrebbe essere la solca, non so, proprio quel solco che vedi, gluteo bello tonico, alto, ma poi c'è questa parte concava, ok? Non perché è svuotato, ma perché è tonico. Continuiamo, ci siamo quasi, dammi un altro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eccellente, passiamo al prossimo esercizio insieme. Un altro esercizio per booty camp, scendiamo giù, ok? Adesso spingiamo su, questi si chiamano ponti, ok? Il ponte è sempre efficace per i nostri glutei, ok? Continuiamo. Spingo sui talloni, schiaccio i glutei, che l'importante è che non lavorate di schiena ma di glutei, ok? Così spingo sui talloni e sollevo i glutei, i glutei, i glutei, i glutei ancora. 4, 3, 2, 1, continuate, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alziamo la gamba sinistra, 8, 7, spingi sulla gamba la destra, proprio spingendo verso basso, contraendo il gluteo, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, ancora, spingo. Mi raccomando ragazzi, fatevi le foto prima e dopo, ok? Fate esercizi tutti i giorni, sono pochi minuti, hanno tanti tanti benefici, perché con la costanza il nostro corpo risponde sempre, ok? Continua a spingere, continua a spingere, vai, 4, 3, 2, ancora 2, 8, spingo verso su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e continuiamo, schiaccia in su, schiaccia i glutei. Oh, qualunque booty camp che si rispettano un po', non è vero i ponti, ok? Schiaccia i glutei, mi raccomando, continuate, stringi, stringi quei glutei, stringi, stringi quei glutei ancora. 3, 2 e di nuovo 3, 8, 3, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 2, 8, 8, 7, 6, 5, gluteo, 5, 3, 2, ottimo, 8, continui, 3, grandi sorrisi, 4, 3, cambia le gambe, ultimi 3, 8, poi cambiamo esercizio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente ragazzi, un altro esercizio fatto e passiamo sul prossimo esercizio insieme a booty camp.